saranno necessari ingenti investimenti per realizzare i piani dell'Unione Europea per le energie rinnovabili. Trovare soluzioni presto è urgente. Questo l'SOS lanciato dai ministri dell'energia dell'Unione riuniti in un vertice informale di 2 giorni in corso a Stoccolma. Durante il consesso è stata sottolineata l'urgenza di investire per generare elettricità da fonti carbon free. Servirà pure di sviluppare nuove infrastrutture come i punti di ricarica per le batterie elettriche. Many ministers highlighted the need to get more and cheap fossil-free electricity in place for industrial competitiveness. Regarding e-mobility, sustainable biofuels and electrofuels, we seem to agree that we need all solutions and let market mechanisms develop the most cost-efficient alternatives. Let me end by reminding everyone that we will need significant investment to go from ambition to reality. Our assessment before the Green Deal showed investment needs for the vehicles and infrastructure needed for low carbon mobility to be around 130 billion euros per year. La Francia intanto lancia un piano per il nucleare di nuova generazione e comunica che il progetto interessa 12 paesi che oggi ne parlano a margine del Consiglio. Tra questi c'è l'Italia, dove il dibattito intorno a questa forma di energia è pronto a surriscaldarsi.